Prego. Ecco, è un brano strumentale conosciutissimo. Dopo vi interrogo e mi dite il titolo, va bene? State attenti. Alla direzione il professor Alessandro Giusto. State attenti, non vi distraete. Allora, gridate forte il titolo del brano, qual è? Il film. Rocky, benissimo. Io volevo sottolineare ai genitori presenti di non affannarsi a fare riprese, perché quest'anno noi docenti abbiamo pensato bene di chiamare un fotografo professionista che sta riprendendo tutto di là, e le copie saranno distribuite a tutti i parenti stretti, ma anche quelli allargati. Quindi chiunque voglia una copia, noi forniremo la copia di tutto il concerto, quindi saranno tutti presenti, tutto dall'inizio alla fine, tutto ripreso e tutto filmato, e la qualità audio sarà perfetta perché è direttamente preso dal mixer. Quindi per voi noi abbiamo pensato questo, quindi godetevi il concerto, state con noi e non filmate nulla perché non c'è bisogno. Ora cerco la mia piccolina, che è Giulia Perfetti. Giulia, dove sei? Giulia, è piccolina, vedete? È lei. Ecco, Giulia Perfetti. Allora, Giulia,
È la prima volta che si esibisce. La vedete quant'è? Non fa tenerezza? A noi fa tenerezza, sai. Giulia, ti devi mettere vicino a questo microfono. Ecco. Ecco qua. Questo è per te. Ora giriamo lo spartito. È vero? Il leggio. Tu metti il tuo. Ok. Il brano è Nessun grado di separazione di Francesca Michelin. Lo dico per il service che deve mettere la base. Giulia è alla prima media ed è la prima volta che si esibisce in assoluto. Quindi veramente facciamole sentire il nostro calore. Non è rossa perché è andata a mare, è rossa per l'agitazione, quindi veramente stringiamoci attorno a lei. Siamo pronti con la base? Non siamo pronti con la base? No. Francesca Michelin. È un attimo di panico. Dov'è? È tutto sul desktop. Perfetto. Giulia Perfetti. È la prima volta che mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto, senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione tra di noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Non c'è nessun grado di separazione. Accendersi veloce, farsi strada nel mio petto. Accendersi veloce, farsi strada nel mio petto, senza spegnere la voce.
Grazie, vieni Giulia, vieni, puoi lasciare il microfono. È congelata, amore. Vieni qua, vieni, vieni. Tanto canterai anche un'altra canzone, così ti riprenderai da questa emozionissima. È vero, amore? Allora, ora invece sentiremo Samuela Dell'Olio. Vieni, Samuela. Ecco, Samuela, si vede che è grande, no? È in terza media, dove sei? Ecco. Canterà una notissima canzone tratta da un musical americano, Memory, e sarà accompagnata dall'orchestra. Dirige Alessandro Giusto. Faccio come Sanremo, Alessandro. E gli arrangiamenti sono di Alessandro Giusto.
Samuela dell'Olio. Ah, che dolore. Alessandro, puoi rimanere lì? Sì, perché ancora dirige Alessandro Giusto, l'arrangiamento di Alessandro Giusto, ma sentiremo... Scusate, mi sbaglio. No. Sentiremo Lorenzo Albanese, che ha una maglietta particolare. Non so. Ha una maglietta? Vi dice qualcosa? Cosa? Non suggeri, la clac non deve suggerire? Vediamo il titolo della canzone, questa maglietta arancione. Io? Chi? Più forte? Ah, Occidentali Scarma. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, socio onorario al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza demode, risposte facili, dilemmi inutili. A cercasi, storie dal gran finale sperasi, comunque vada pantarei, and singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla. Occidentali Scarma, Occidentali Scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali Scarma, piovono gocce di Chanel su corpi asettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, cuoca dei popoli, oppio dei poveri. A cercasi, umanità virtuale, sex appeal. Comunque vado a pantarei, and singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla. Occidentali Scarma, Occidentali Scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali Scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali Scarma. Occidentali Scarma, la scimmia si rialza. Namaste, Ale. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla. Occidentali Scarma, Occidentali Scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali Scarma. Om. Grazie. Lorenzo, vieni qua, Lorenzo, un altro applauso, dai, la clac, la voglio sentire, eh? Oh, ah, oh, oh.
Dai, vieni. Allora, capite perché l'hanno preso al liceo musicale per canto? Voglio dire, cantare non è soltanto cantare con la voce, cantare è interpretare, sentire, fare proprio un brano, quindi questo fa la differenza. Noi alla Scuola Baldassarre cerchiamo di creare talenti. La mia piccolina, ti preparo il leggio. È vero? Allora, Giulia Perfetti ora ci farà ascoltare un brano di Elodie. La base può andare. Se fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto il tempo non cancella nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia, lascia un solco perfetto ti sorrido distrutta. Sono pazza, lo ammetto, amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio. Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via, ancora. Sì, forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava, sai, a rovinare tutto. Tu sei perfetto, non sbagli mai in tutto ciò che fai. Sei abile a nasconderti, ma non sei rinunciare a me. Come solo due sguardi sanno tenersi la mano. Basta un attimo solo per scappare. Da fare, io cerco la calma vivendo la normalità. Nei messaggi nascondo il bene che sento, riempio i polmoni e so già. Noi due siamo diversi, ma come due pazzi ci urliamo contro e poi passeremo la notte dicendo. Si è riscaldata, avete visto? Ha superato col secondo brano l'emozione del primo brano. Nella scuola ci sono tanti metodi di insegnamento e noi non utilizziamo e non facciamo a scuola solo musica leggera. La musica leggera è un mezzo per arrivare a un fine, questo si chiama metodo induttivo, cioè partire da quelle che sono le conoscenze e le competenze dei ragazzi per aumentare il loro grado di cultura, il loro grado di apprezzamento e allargare i loro orizzonti. E infatti ora ascolterete di Hubert Schüller, concertino opera 8 numero 4 con Claudia Fasciano al violino e al pianoforte
vuole il volume del pianoforte, il professor, ecco, il professor Giusto vuole, e al pianoforte il professor Giusto, e questo è un brano di musica classica. Voi, sì, ecco, io no, non voglio essere protagonista, però purtroppo devo fare il regi spartito. Thank you.
porto io. Non mi pagano di più per tutte queste funzioni, non, anche di reggi spartito, no, no. Però ecco, la soddisfazione quando noi vediamo i nostri alunni avere questo tipo di percorso è veramente grande. Io penso che sia palpabile la nostra gioia di docenti quando veramente riusciamo a vedere i nostri alunni esibirsi con tale sicurezza e con tale serenità in queste situazioni che insomma fanno emozionare moltissimo. Ora invece ascolterete un'altra voce femminile, questa volta è Vanessa Rizzi con Bartolo Scocimarro e il brano è Rockabye, canto e chitarra. Il service, canto e chitarra. Bartolo fa la seconda media, ha iniziato chitarra con noi, da noi, alla scuola Baldassarre. E quindi è il secondo anno che studia, però i talenti si notano subito. Vanessa è un talento in uscita, per noi è molto doloroso questo, però l'abbiamo ben avviata. Rockabye. So far away from my father's daughter, she just wants to laugh.